Amici cari di Terre, Sapori e Vini, sui Colli Euganei abbiamo raggiunto il comune di Teolo e siamo presso l'abbazia di Praglia. Con me c'è Don Walter, sono monaci benedettini. Don Walter, qui parliamo di un complesso che affonda le sue radici, pensate, già nell'undicesimo secolo. Vogliamo raccontare, sia pure purtroppo in pochi istanti, ma quella che è la storia di un complesso importantissimo. Certo, intanto il monastero è stato fondato nel 1125, il primo documento di cui si parla dell'abbazia di Praglia, precisamente un monastero è stato donato, poi è stato costruito questo monastero sopra un castello dei Conti Maltraverso di Vicenza, ecco, la comunità di San Benedetto poi in Polirone, in provincia di Mantova, lascia questo, inizia, ecco, questo piccolo nucleo di monastero. La struttura però che si vede ora è stata costruita nel 1460, ecco, purtroppo del monastero antico rimane solo la torre campanaria, certo. Il resto è stato abbattuto anche per costruire il monastero che si vede ora, che comprende 1,5 km solo di costruzione. Grande complesso allora che risalta la sua parte rinascimentale, però a proposito di libri, qui si restaurano i libri perché io ho visto i laboratori. Infatti noi restauriamo libri antichi, ecco, una volta c'era qui lo scrittorium dove venivano fatti appunto queste miniature, i libri miniati, ecco, adesso invece restauriamo, abbiamo un laboratorio. Padre Walter, la vita di oggi invece dell'abbazia, perché voi qui lavorate tutti i santi giorni, producete, parliamo un po' di quelle che sono le produzioni che poi vengono anche vendute giustamente al pubblico. Certo, abbiamo anche un'erboristeria, come certo. Appunto confezioniamo queste tisane ancora con le antiche ricette. Poi abbiamo un laboratorio di cosmetica dove facciamo bagnoschiuma, shampoo, creme, unguenti. Abbiamo circa 400 arnie dove produciamo miele, propoli e cera, che poi serve anche per certo. Il laboratorio appunto di cosmetica. E poi la cantina, abbiamo circa 10 ettari di vigneto dove appunto si produce questi circa 6 tipi di vino. Padre, le abbiamo rubato tanto tempo oggi, abbiamo avuto il piacere di godere appieno dell'abbazia, abbiamo potuto conoscere e comprendere cose nuove. Se mi posso permettere, le stringo la mano, è stato veramente un grande, grande piacere. Abbraccio con affetto tutto quello che lei ci ha raccontato, ma lo abbiamo fatto nei limiti del tempo. Perché? Perché siete voi che dovete venire in prima persona a godere dell'abbazia di Praglia. Rimanete con noi perché il viaggio sui Colli Euganei non è finito. Io ho raggiunto in campo Alessandro Callegaro. Perché? Perché parliamo proprio di un prodotto tipico di questa terra, la giuggiola. Alessandro, prima di parlare dei prodotti derivati dal frutto stesso, vuoi raccontare allora e spiegare che cos'è la giuggiola? Allora, la giuggiola è uno dei frutti dimenticati in Italia ed è un piccolo frutto che ha tanti benefici, nel senso che ha già oltre 20 volte la quantità di vitamina C di qualsiasi agrume. È un frutto che coltiviamo da sempre perché viene coltivato da oltre 4.000 anni e si differenzia come varietà di oltre 700. Però le sue qualità restano in tutte le varie 700 tipi. E voi Alessandro la lavorate in famiglia perché è un'azienda familiare, esatto, la vostra. Sì, sì. Cosa facciamo con la giuggiola? Beh, allora noi le giuggiole le coltiviamo per la confettura di giuggiole, le giuggiole sotto grappa. Bene. E soprattutto per farne il brodo di giuggiole. Che c'era quel famoso detto, almeno io ricordo da bambino, vai in brodo di giuggiole, aveva un significato in realtà. Eh sì, gongolare di gioia, certo. Essere in estasi. E se ne parla già dall'Accademia della Crusca del 1612, infatti. E andare in brodo di giuggiole è possibile, perché il brodo di giuggiole esiste. Dimmi in pochi secondi che cos'è il brodo di giuggiole. È un infuso naturale di frutta, sì. Giuggiole, mele cotogne, melograno e uva. Tutta frutta che producete? Sì. Poi lo si lavora e si fa questo liquorino. Esatto. Chiudiamo in bellezza, c'è anche un liquore particolare che mi pare risalga ai tempi che furono. Di Carlo Magno. I tempi di Carlo Magno è dalle stregone. È un infuso di erbe officinali, ha potere soprattutto digestivo e se ne utilizzavano al tempo dei Medici sia come anestetizzante della bocca che come appunto digestivo, ma parte già dal tempo di Carlo Magno, quando serviva per calmare la febbre da morso di serpente. E allora amici cari, Terre, Sapori e Vini, un prototipico dei Colli Euganei sicuramente la giuggiole, il brodo di giuggiole. Per ora ci fermiamo qui, nel senso che avremo poi modo di tornare a ampliare il discorso, ma per ora fermiamoci qui perché cambiamo location, cambiamo argomento, però mi raccomando, scarpon per il brodo di giuggiole. Thank you.
Torniamo ad occuparci dunque di sapori, lo facciamo questa volta da Abano Terme, sono con la signora Ida Poletto all'interno di un bellissimo locale che si chiama Il Brutto Anatroccolo. Beh, intanto lui. Perché chiamare un locale Il Brutto Anatroccolo, Ida? Lo chiamiamo Brutto Anatroccolo per ragioni solo di cuore, in realtà l'aveva trovato mia sorella, è stato il primo libro che io ho letto da piccina, era Brutto Anatroccolo. Dal Brutto Anatroccolo questa sera la signora Ida ci presenta un tris, perciò tre zuppe nel piatto. Sì, il viaggio nella zuppa prevede proprio tre assaggi di zuppe che hanno, da un punto di vista della gastronomia, tre storie completamente diverse, che hanno anche tre modalità molto diversa di preparazione, una più semplice, una più difficile e una decisamente complessa, che sono da un punto di vista, diciamo così, dello chef di cucina che segue il Brutto Anatroccolo e le mie indicazioni o capricci, una performance un pochino più complessa. Abbiamo citato l'Abano Ritz, questo significa anche chiaramente terme, perché Abano è famosa in tutto il mondo proprio per le sue terme. È così. In hotel ci sono le terme chiaramente dell'hotel e io ho incontrato per voi proprio un dottore qui delle vostre terme. Vado a curiosare anche in quel reparto. Grazie. Grazie. Ancora Cici. Ancora Cici. Ancora. Grazie a voi. Meglio del sistema termale qui all'Abano Ritz ho con me il dottor Gianfranco Calfapietra. Dottore, vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando ciò che abbiamo alle nostre spalle, come funzionano le terme qui? Beh, guardi, come può vedere dalla cartina, qui si parte dagli altopiani di Asiago, sì. Sono sui 1000-1100 metri, c'è la fonte di tutta l'acqua del bacino termale, la fonte dopo circa 30-40 metri si approfonda e va fino a 3 km di profondità. 3 km? 3 km. Percorre circa 120 km e sfocia nel bacino euganeo. E siamo qua. Che sarebbe Abano, Montegrotto, Torreglia, tutta questa zona qua. Come funziona? Funziona che l'acqua viene presa con i pozzi, ogni albergo ha le sue vasche, che vedete qua alla mia destra, si chiamano vasche di decantazione, cioè l'acqua come arriva viene fatta riposare. E siccome andando in profondità raccoglie fango, raccoglie argilla, eccetera, si arricchisce con dei germi particolari fino ad arrivare alle ultime due vasche in cui c'è il fango maturo. A chi serve il fango? Il fango serve soprattutto ai portatori di artrosi, che è la malattia più comune dei nostri giorni. La vera azione del fango si ha invece dopo alcuni mesi. Praticamente il fango contiene una sostanza che aumenta la cartilagine. Ancora il territorio dei Colli Euganei, le dimore storiche e i castelli. Abbiamo raggiunto il comune di Battaglia Terme, sono con Marco Moressa perché parliamo e presentiamo, seppur in pochi istanti, ma cerchiamo di farlo al meglio, il castello del Cataio. Giusto Marco? Il castello del Cataio. Beh, qui dietro alle nostre spalle c'è una meraviglia, sta a te raccontarlo a loro. Allora, ci troviamo appunto a Battaglia Terme e andiamo a vedere oggi questo luogo incredibile e meraviglioso. Il Castello del Cataio è la vera reggia sconosciuta, non solo d'Italia ma d'Europa. È una delle case più grandi d'Europa, sono 350 stanze per 30.000 metri quadri che fanno del Cataio appunto una reggia per dimensioni ma anche per storia. Il castello nasce come residenza estiva e di rappresentanza per la famiglia Obizzi, una famiglia di soldati mercenari che l'hanno iniziato a costruire nel 1570, ma diventerà nei secoli la casa d'esilio degli Asburgo Est, quindi arciduchi di Modena, e più tardi, alla fine dell'Ottocento, addirittura degli Asburgo
Burgo d'Austria, quindi la casa imperiale austriaca, quindi una reggia per dimensioni, per storia e per gioielli artistici che andremo anche a conoscere oggi sia all'esterno che all'interno del castello. Qui c'è un particolare legato alla storia poi d'Europa, perché se non sbaglio, correggimi se faccio, ma Ferdinando d'Asburgo dorme qua con la moglie e poi viene assassinato a Sarajevo. Francesco Ferdinando d'Asburgo, all'epoca proprietario del cataio, parte da qui per andare a Sarajevo nel 1914, quando verrà assassinato. E da lì si infiamma l'Europa, esatto, e la grande guerra. Sì. Il castello è privato? Il castello è ancora oggi privato. Ed è visitabile? È visitabile 3 pomeriggi a settimana, tutte le domeniche, martedì e venerdì. Allora Marco, io ti ringrazio, siamo stati a Battaglia Terme, naturalmente sempre provincia di Padova, sempre nel nostro percorso sui Colli Euganei, e tra le tante cose belle che abbiamo visto e vi abbiamo presentato, anche il castello del Cataio, che personalmente vi consiglio di venire a visitare. Allora amici cari, ancora con Terre, Sapori e Vini nei nostri percorsi che stiamo sviluppando attraverso proprio i sapori e i territori dei Colli Euganei. Con me c'è Sabina Magro, che rappresenta la direttrice del Museo Nazionale a Testino nel comune di Este. Un museo importante, un museo che noi abbiamo voluto nel nostro percorso. Perché? Perché parlando dei sapori e dei vini, chiaramente su questo territorio dobbiamo affondare la conoscenza, perché le radici insomma sono millenarie, proprio dei sapori e dei vini, perché insomma già tanto tempo fa si facevano determinate cose. La scoperta archeologica è stata qui padrona di casa. Vi trovate in un museo che raccoglie le vestigia di una città abitata già al tempo dei Veneti antichi, quindi almeno dal 900 avanti Cristo, che ha continuato ad essere tale e ben nota a tutte le fonti, ma basta girarsi intorno, certo, per comprendere la quantità e la qualità della testimonianza archeologica. Anche in epoca romana rimane abitata, nota, piuttosto ricca grazie alla sua posizione lungo le sponde del fiume Adige, in antico Atesis, da cui il nome dell'antica città Ateste. Ecco perché Museo Nazionale Testino. Le testimonianze che vanno a sottolineare quello che ho detto, cioè un passato dove chiaramente si faceva vino, per esempio. Verissimo, abbiamo prova che non solo venisse coltivata la vite, ma si vinificasse come si praticava nell'età cosiddetta del ferro. Certo. Conoscete certamente la tradizione, per esempio, etrusca e greca. Anche qui in Ateste, città dei Veneti antichi, si coltivava il vino, si estraeva un succo d'uva che veniva miscelato con delle sostanze profumate, del miele, degli altri sapori, fino a ottenere una bevanda a base di vino. Bene Sabina, vuoi ricordare allora che siamo ad Este, al Museo Nazionale a Testino, certo, e che devono venire chiaramente a trovarvi e a visitare tutto il patrimonio culturale che è custodito al suo interno. Dal passato al presente, se Pietro Marcellino dalla regia è d'accordo, io andrei in cantina per un buon vino dei Colli Euganei. E allora amici cari, prosegue questo appuntamento con Terre, Sapori e Vini, e a questo punto abbiamo raggiunto il comune di Baone e sono con Elisa Tilavanzo, ho detto bene? Correttissimo. Ah Elisa, guarda, ci sediamo, sì, perché sai, è arrivato il momento di parlare di vini di questa terra, ma lo facciamo in un modo particolare questa volta. Intanto lo facciamo al femminile, che perdonatemi ma è una cosa bellissima, ma soprattutto parlando del mondo fantastico, il mondo enologico, lo facciamo legandolo a un vitigno che è il moscato giallo. Senti, allora non voglio rubarti tempo, intanto parliamo del moscato, dai. Il mondo del moscato è complesso e vario, per cui andiamo a circoscrivere l'uva di cui stiamo parlando, che è un moscato giallo, che nei Colli Euganei prende il nome di fior d'arancio. Eccolo lì. Ecco, intanto l'abbiamo inquadrato. Ed è anche la nostra unica DOCG. Brava, qui siamo da Maeli. Sì. Che significa Maeli? Marna e limo, in questo
tavolo abbiamo appoggiato diverse bottiglie che rappresentano le diverse declinazioni del moscato giallo, quindi abbiamo il moscato giallo della tradizione, quindi lo spumante dolce, il moscato giallo Surly, quindi un vino che viene imbottigliato con i propri lieviti. Abbiamo poi il metodo classico, quindi l'unico moscato giallo che viene prodotto con il metodo Champenoise, una seconda rifermentazione all'interno della bottiglia. E poi Brut Nature 2014 e il vino bianco fermo. Abbiamo anche il passito, ma è ancora nella vasca, per cui insomma sarà pronto a breve. E allora, così abbiamo compreso come il moscato può abbracciare tante tipologie, la sua versatilità, ma soprattutto può abbracciare tanti piatti, tante ricette, dall'antipasto al dolce. Abbiamo compreso ancora una volta come la storia di una donna si abbina perfettamente al mondo del vino. Facciamo cin cin, completiamo anche questo appuntamento con Terre, Sapori e Vini, che ci ha visto ancora una volta protagonisti sui Colli Euganei in provincia di Padova. Ma vi invito a rimanere con noi per i prossimi appuntamenti, perché porteremo ancora tante belle cose, ma soprattutto tante cose buone nelle vostre case, e perché no, ancora delle belle signore del mondo del vino. Salute! Cin.